Amici del Napoli, non vorrei essere nei vostri panni, ma purtroppo mi ci metto. Mi ci metto e come se mi ci metto, perché anche a Roma ci sono state storie simili. Ma che calciomercato sta facendo della Prentice? Completamente insensato e senza senso. Compro questo, compro quell'altro, compro di qua, compro di là, ma alla fine. No, una squadra campione d'Italia che si deve riprendere. Mo' io spero di sbagliarmi, spero di sbagliarmi. Ma che nomi sono? Allora, Traoré, meteora del calcio italiano. È andato in Inghilterra, zero. Si è preso la malaria, preso in prestito, accolto come un grande acquisto, ma ho tantissimi dubbi che in una squadra come questa possa fare bene. Gonce, 20 pappardelle, ragazzi. 20 pappardelle. Cioè, 20 milioni di euro per Ngonge, che ha giocato un anno e mezzo praticamente in Serie A. Profilo buono. Ma, cioè, bisogna far fare il salto di qualità. Barak. Carte false per Barak. Prestito con diritto, con la Fiorentina lo vuole far diventare obbligo. Poi si è parlato di Popovic, che forse è veramente, diciamo, no? L'acquisto che sarebbe un po' più azzardato, ma che avrebbe un senso. Ma il difensore centrale? Ne vogliamo parlare? Del difensore centrale che serve a questo Napoli? Ma che calciomercato sta facendo? Invece di farsi le foto in Arabia Saudita con gli sceicchi, che tra l'altro anche qui, ragazzi, lui che ha sempre criticato la scelta di giocare la Supercoppa fuori dall'Italia, adesso. Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Ragazzi, parliamo subito di questo fatto, di questo evento, di questo calciomercato dei campioni d'Italia che secondo me li sta portando sempre più nel baratro. Spero di sbagliarmi, ripeto, perché spero che il Napoli possa riprendersi per rendere, no, la lotta Champions anche un pochino più entusiasmante, con un po' più di verve e con un po' più di passione. Prima di tutto, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete il video. Manca poco ai 1000, iscrivetevi, mi raccomando. Parliamo del calciomercato del Napoli, ragazzi. Calciomercato del Napoli fatto senza senso. Cioè, nel senso, quest'estate, idem. Allenatore sbagliato, scelte sbagliate, giocatori andati via e non rimpiazzati. E adesso investimenti, perché sono investimenti importanti, così. Zielinski non ha rinnovato, Zambanguissa in Coppa d'Africa, Lobotka non è quello dell'anno scorso, manca ancora il difensore, e De Laurentiis prende Traoré in prestito al Bournemouth. Barak vuole fare carte false per Barak, ripeto, per prenderlo. Ha preso Ngonge, mira Popovic e dietro il nulla più assoluto. Dove serve? Perché ragazzi, dove serve? Dove serve? Si era parlato di interessamento per Buongiorno, però Buongiorno sembra addirittura Milan. Però ragazzi, non ha senso. Cioè, io veramente rimango esterrefatto da come un personaggio come Aurelio De Laurentiis continui. Nonostante le difficoltà e nonostante penso abbia capito di aver sbagliato, a fare e a spendere soldi in maniera sbagliata, cosa che non ha mai fatto, ragazzi. Allora, Ngonge può essere un profilo interessante, può essere un colpaccio, eccetera, ma serve veramente Ngonge? Cioè, ragazzi, Osimhen è fuori in Coppa d'Africa, davanti ci sono Raspadori e Simeone, comunque, che sono due buoni giocatori. Ngonge è preso per fare alla destra in vista di un addio di Politano, direzione a Shabab? Sì, lo può fare l'ala, la può fare, però. Lindstrom così va nel dimenticatoio e sono stati spesi 30 milioni di euro per Lindstrom. Cioè, io non ho parole, ragazzi, non ho parole. Mi dovete scrivere nei commenti voi, tifosi del Napoli, che cosa ne pensate? Perché è un argomento da trattare questo. È un argomento da trattare perché senza una logica non si va da nessuna parte. Io farei una bella cosa in casa Napoli, prenderei un direttore sportivo serio, perché da quando è andato Giuntoli, secondo me, è andato tutto in frantumi. Sceglierei innanzitutto un allenatore che possa riportare il Napoli dove merita di stare, perché ha comunque lo scudetto cucito sul petto, non ce lo dimentichiamo mai. E poi, altra cosa che non è meno importante, non sperpererei i soldi così come capita. Perché, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, ma ha un senso tutto questo? Ha un senso tutto questo? Cioè, penso uno dei peggiori calciomercati della storia di Aurelio De Laurentiis col Napoli. Cioè, uno che è parsimonioso,
attenta a quello che spende, attenta a quello che fa, sempre e comunque, da quando gli si è rotto il giocattolo, perché probabilmente c'erano state, no, delle incomprensioni che avevano fatto capire che la direzione del Napoli, dopo la meravigliosa stagione dell'anno scorso, sarebbe andata un po', no, in un senso marcio, contrario a quello che poi potevano essere, no, gli obiettivi di Giunto e gli obiettivi di Spalletti. Cioè Spalletti, appena ha capito l'ariaccia che tirava a Napoli, è andato via. Giuntoli ancora prima non ha rinnovato, non perché il suo sogno secondo me era andare alla Juventus, probabilmente anche perché aveva voglia di nuovi stimoli, di una nuova diciamo avventura, ma soprattutto perché sapeva che Aurelio De Laurentiis probabilmente anche in quel caso aveva preso il sopravvento e voleva fare di testa sua, però non sempre facendo di testa sua. E poi parliamoci chiaro, di testa sua i soldi ce li mette lui, ma le idee sono sempre state di uno staff e di uno scouting accurato, con a capo Giuntoli. Adesso che tu mi prendi Baracca e Traoré, no? Quando avevi soldi da investire perché hai ceduto Elmas. Ma perché? Perché spendere 20 milioni per Ngonge quando in questo momento serve un difensore centrale come la vita per il Napoli? E questa cosa mi rattrista, perché continua a perseverare nell'errore. Perché io sono convinto che lui è straconvinto di non essere nell'errore e che tutti quelli che gli stanno intorno prima o poi falliranno e prima o poi sbaglieranno quello che pensano su di lui. Ma ragazzi, i risultati sportivi dicono altro. Potevi prendere Tudor e non l'hai preso. Corteggi Conte ma non verrà mai perché sa come funziona a Napoli. E io questo è quello che penso. Prendi Mazzarri sbagliando perché fa peggio di Garcia. E adesso sbagli nuovamente il calciomercato perché... perché Meluso non è un nuovo mercato come si deve, perché non ci sta programmazione, perché stai prendendo delle figurine. Ma non perché magari il valore dei giocatori sia così basso, ma perché non ha un senso all'interno del lavoro e del progetto che dovrebbe avere il Napoli. Perché tu prima di tutto, per calmare un po' le acque, dovevi prendere un difensore centrale con la D maiuscola. Un difensore centrale forte, magari giovane, e dovevi spendere, cosa che non hai voluto fare in estate. Ti sei accorto che poi sei finito con Ostigard, Juan Jesus, con Nathan non ancora pronto, e Rachmani, che senza Kim non è Rachmani. E risiamo di capo a 12. Gennaio, ancora. Spendere nomi su nomi, cioè il Napoli veramente una marea di nomi accostati al Napoli indecifrabile. E quando ci sono così tanti nomi accostati a una squadra, vuol dire che la direzione è quella sbagliata. Quindi attenzione, e spero per i tifosi del Napoli che commenteranno questo video, che mi dicano la loro, e spero che la pensino come me. Ovviamente questo non vuole essere un video denigratorio per il Napoli, ma per la gestione di un presidente che probabilmente ha perso completamente le redini del giocattolo, che si è sfasciato già quando sono andati via Giuntoli e Spalletti. Bene ragazzi, questo è quello che avevo da dire, un piccolo sfogo sul calciomercato del Napoli. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi soprattutto al canale. Dal vostro Andrea un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video.